Però siccome ho la parola quanto abbia la voce bassa, sono contenta che lei dica, soprattutto perché lei dice che la minoranza mette in difficoltà l'amministrazione. Non è così, è lei stesso che si mette in difficoltà da solo, e la sua maggioranza mette in difficoltà il bene di Grottaferrata, perché ricorrendo a dei mezzucci come altre posizioni, come diceva la consigliera Masi, quando c'è la volontà di lavorare insieme per Grottaferrata si fa, ma non si fa nelle ultime commissioni di rendicontazione, si fa durante un anno. E durante un anno, come ho detto nel mio precedente intervento, eravamo a disposizione per lavorare, e lo siamo sempre stati, insieme per dei progetti. Perché certamente i finanziamenti che lei dice che vengono dati a pioggia, non è che si sveglia qualcuno, qualche ente sovracomunale la mattina e decide di darli a pioggia a Frascati, a Monteporzio, a Colonna, e invece Grottaferrata c'è la nuvola di Fantozzi. Sui progetti e sui finanziamenti che sono relativi a 2 milioni e mezzo di euro, sono contenta che lei abbia rettificato perché ha detto il fatto, bisogna lavorarci, bisogna lavorarci, e se non si lavora per richiederli, se non si lavora per richiederli, certamente restano là, e quindi 500.000 euro sono un po' pochini a fronte di 3 milioni. Quindi, allora vado a pagina 47 del bilancio e veda. Poi, se questo documento che lei ci ha dato, che è graficizzato, a parte che non c'è arrivato, comunque per carità, poteva fare una bella pizza, era uguale la pizza invece del grafico, quello orizzontale. Non è su questo che si fanno le rendicontazioni di quello che si va, ma i cittadini vogliono saperlo nello specifico. Quindi non siamo noi minoranza perché sia la nostra mission a mettere in difficoltà l'amministrazione. Direi che l'amministrazione di suo di difficoltà ce n'ha più che sufficienti, visto che appunto 3 consiglieri se ne sono andati proprio perché i programmi non sono stati assecondati. Quindi io sono contenta che lei sia continuamente così ilare, perché certo qui c'è molto da ridere e non per il bene di Grottaferrata. Quindi, come detto negli interventi precedenti, il Partito Democratico voterà contro questo bilancio consultivo perché è privo di qualunque capacità politica programmatica, sia passata che futura. Lei poi sindaco fa un passo avanti e 2 indietro, perché invece di parlare del futuro e di quello che vuole fare, butta sempre la croce addosso alle passate tutte amministrazioni, e quindi tiene il pubblico impegnato a sentire le recriminazioni di quello che è successo nel passato. Guardiamo avanti, e guardare avanti vuol dire anche prendere in considerazione gli ultimi eventi che si sono verificati, perché la sua maggioranza fa acqua da tutte le parti. Oggi si è dimesso l'ultimo consigliere, come lei mi dice, ha ratificato oggi le dimissioni, e non è propriamente una bella cosa, cosa della quale non avete voluto parlare negli altri consigli. Quindi c'è poco da ridere, c'è poco da ridere. Quindi voi lo passate così, anche questo fa parte di un rendiconto di bilancio, di 3 consiglieri che si sono dimessi anche per questo, perché non vengono rispettati i programmi e perché evidentemente non erano d'accordo sulla gestione, certo non la futura, anche la futura, ma pure quella passata che andiamo a votare. Quindi un passo avanti e 2 indietro, dove andiamo? Come gli altri. Il Partito Democratico, per le motivazioni ben illustrate da tutti i consiglieri, voterà assolutamente contro questo rendiconto. Grazie. Grazie consigliere.